Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi faccio vedere questo piccolo acquisto, piccolo, che ho fatto per la mia Giulietta. Quindi seguitelo per scoprire che cosa ho acquistato e come potete personalizzare la vostra Giulietta. Posteriore stile quadrifoglio verde, Giulia quadrifoglio verde, che viene insieme a il sigillante e le staffe di sostegno direttamente da Helvetia Spoiler. Ecco qui quindi il sigillante, vi servirà sicuramente una pistola per spremerlo, e le due staffe di sostegno. Insieme al tutto poi ci sarà anche questa grigliettina che andremo a posizionare circa in questa zona, però ve lo faccio vedere sballato. Ecco quindi come si presenta: non verniciato, eventualmente loro li verniciano anche, con appunto questa finitura nera opaca e direttamente da Helvetia, appunto con gli attacchini sotto per poterlo montare, e che va a sostituire direttamente il suo paraurti originale. Si può utilizzare sia con lo scarico doppio singolo sia invece con i quattro scarichi, appunto. Quello che ci si presenta dopo aver smontato il DAM originale è questo. Quindi dopo averlo scollegato tramite dei gancini e tramite sotto i suoi attacchi con i bulloni, possiamo a questo punto procedere con l'attacco di quello nuovo. Ecco ragazzi, questo è il risultato finale dopo aver montato il DAM posteriore, stile quadrifoglio verde. Io ho deciso di utilizzare solo uno scarico per lato, però eventualmente se si vuole proprio riprendere lo stile della quadrifoglio verde, è talmente larga l'uscita che si possono utilizzare anche i doppi scarichi qui e i doppi scarichi là. Tenete presente che, come potete vedere, ho cambiato vestiti perché sono passati 2 giorni, essendo che il DAM si va a fissare con 4 viti centrali e una per ogni lato. Sopra però, in questa zona, viene fissato con la colla che è la stessa utilizzata per i parabrezza, per i vetri delle auto e per le parti di carrozzeria. Colla che, tenete presente, ci mette all'incirca 2 giorni ad asciugare, a diventare bella dura. Quindi di conseguenza dovete applicarlo bene, dovete spalmare in modo giusto la colla e soprattutto dovete tirarlo nel modo corretto tramite, io ho utilizzato lo scotch, tramite fasce adesive e così via, per far sì che aderisca bene nella parte alta, perché essendo che sotto è fissato con delle viti che vanno ad applicare molta forza verso il basso, quindi di conseguenza la parte alta viene tirata verso il basso. Facendo ciò bisogna quindi applicare bene la colla, far sì che aderisca bene, per far sì che sostenga tutta la zona sotto. Come DAM ce ne sono vari su internet, solitamente viaggiano maggiormente quelli originali o che riprendono gli originali delle versioni veloce quadrifoglio, però a me ha ispirato tanto questo DAM un po' tamarro tra virgolette, perché riprende appunto un po' lo stile della Giulia quadrifoglio verde, e soprattutto perché mi dà tanto l'aria di un'auto sportiva. Quindi un'interessante modifica che potete fare alla vostra Giulietta alla modica cifra di 230 euro circa, che però comunque va a cambiare assolutamente tutto il look posteriore della vostra macchina. In questo caso, confessione, questo scarico purtroppo è ancora finto, identico a quello di destra, che però è vero, quindi funziona veramente, perché purtroppo non ho ancora avuto la possibilità di acquistare uno scarico doppio,
Comunque, nel momento in cui andrete ad acquistare uno scarico doppio, magari con uscite decisamente grandi perché appunto lo spazio è molto ampio, il design migliorerà ancora di più perché andrà quasi ad occupare tutto lo spazio dell'uscita, parlando di scarichi con uscita da 10-11 cm, quindi migliorerà ancora di molto l'estetica. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo sempre di lasciare un pollicione in su, di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!